Devo dire che San Mauro Mare non è mai stata una pista amica. 41esimo posto su 70 e qualcosa pilota, poi vado a controllare. E poi anche tra una sfortuna e l'altra. Quest'oggi il mio miglior giro l'ho registrato al sesto e ultimo giro e qui tutto ok. Non avendo ricevuto nessuna segnalazione, ho continuato con la mia qualifica. Stavo migliorando di 2-3 decimi e... purtroppo non avevo visto la bandiera a scacchi. O meglio, mi è sembrato di vederla con la coda dell'occhio, ma pensavo l'avesse presa in mano per sventolarla a chi mi stava dietro. Anche perché qui a San Mauro Mare viene sventolata così. Oppure così. Peccato, questo mi ha compromesso tutto l'evento, almeno qualche posizione in più potevo farla, o comunque 6 giri di qualifica sono veramente troppo pochi, soprattutto perché non si allena come me. E poi sinceramente non avrei mai fatto una gara così, e soprattutto due che bisticciano in pista. Ma andiamo con ordine. Ma buongiorno, buongiorno, terzo Car Prix dell'Open Car 30 Series 23-24 e siamo qua a San Mauro Mare. Ha piovuto tutta la notte, quindi la pista è un po' così così così. Stanno anche dando una pulitina. Quindi mi sa che i primi turni sarà un po' dura. Sarà un po' dura perché non è proprio ottimale la pista. E comunque sono ormai 2 anni che non corro qua. L'anno scorso sono venuto a fare un paio di foto, un paio di video. È da un po' che sono fermo qui a San Mauro. Non ho mai fatto chissà che prestazioni perché ho guardato, prima di venire qua, ho guardato il mio ultimo video, 48esimo posto. Diciamo che proprio il mio video non è da prendere come esempio. Adesso andiamo a prepararci. Speriamo che si asciughi il prima possibile. Si sta asciugando? No? Sì, direi di sì. È il momento della qualifica. Già il giro successivo mi passa bellissima. Molto bene, cerchiamo di prendere un po' di riferimenti. Beh, insomma, sono durato molto. Dopo 3 curve sta già scappando e non riesco a mantenere il passo. Andiamo direttamente al mio giro veloce dell'ultimo giro. Ultimo barra penultimo, insomma. Sbaglio o non vi siete accorti della bandiera a scacchi? Io all'ultima curva ho guardato il muretto, non ho visto nulla, ma sinceramente neanche qui, e poi mi sono focalizzato sulla prima curva e, se ci guardate bene, la bandiera a scacchi viene più o meno sventolata. No, secondo me era buono, comunque, vabbè. Per tutto il giro di rientro e anche dopo ho continuato a lamentarmi del non ultimo giro. In realtà ne ho fatti 6 come tutti gli altri, quindi finita lì. Rode solo un po', peccato. Vabbè. Ecco, dai. Limitato prima al tempo, però chissà, guarderemo i dati GPS. Qualifiche, insomma, poteva andare sicuramente meglio. Non ho fatto un granché. 41-0. Mi hanno detto che proprio l'ultimo giro aveva messo la bandiera, o meglio, ho messo la bandiera quando stavo per passare. Ed era proprio lì lì lì. Quindi l'ultimo giro non vale, sono curioso di vedere col GPS se avevo migliorato o meno. Si è alzato un vento assurdo, ma mica che vento! Comunque parto decimo nella categoria start, ho fatto non pena di più.
quindi gruppo 2 della categoria Star. Poi nell'assoluta sinceramente non lo so ancora. Però e comunque il semaforo lì, dottor Cicollo, è top. Oh. Via. Gara 1. Riguardando i video sto guidando un po' troppo tondo, faccio correre un po' troppo e così perdo solo tempo. Qui la vedo dura, il sorpasso è nell'aria. Permesso, però non bisogna distrarsi. Aia, mi sa che gli ha fatto segno di seguirlo. Vogliono prendermi. Niente, come non detto, un po' di respiro. Comunque se state guardando i tempi, giro altissimo, giro sempre sul 42. Ce l'ho lì, sto facendo l'impossibile ma prendo anche la posta d'acqua, quindi così non si va da nessuna parte. Ormai siamo arrivati alle ultime curve, quindi così non potevo fare, terzo posto nel secondo gruppo di categoria. Eh sì, grazie, così sì che la vedo la bandiera. Gara 1 diciamo un pochino anonima, sono partito, ho fatto la mia, un sorpasso, non mio, l'ho subito, mi sono divertito anche per prendersi un po' la mano e adesso in gara 2 con la classifica assoluta parto 31esimo mi sembra, quindi seconda posizione nel gruppo 3, su 5 mi sembra, vabbè, poteva andare sicuramente meglio. Ma siete pronti per gara 2? Faccio l'assassino, ve lo dico, quindi scansa se meglio arrivare. Va bene. Quindi scansa se meglio arrivare. Vado, accelero. No, adesso devo proprio stare io sotto. Dov'è? Qua. Ah, se chiudo un po' la visiera riesco a vedere bene. Ok, rosso. Oh.
Sto sudando, modalità difesa attiva. E per ora sto respirando. Andiamo al quarto giro. Fantastico, se qualcuno non mollava alla fine del rettilineo, era la fine. Io devo rimanere davanti a tutti i costi. Vai, meglio così, stanno bisticciando tra loro. Ma non siamo neanche a metà gara. Ora sì che siamo a metà gara, ma non è finita qui. Tempi non male, giro fisso sul 41, ma non basta. Inizia a farsi sentire la stanchezza, ma miglioro e giro sul 46. I giri così sono devastanti. Così bisticciate tra di voi, vai, grazie! Ultimo giro e sono ancora sul 48, dai! Dietro tutto tranquillo, portiamolo al traguardo. Quindi scansa se meglio arrivare. Adesso sono cotto. Adesso sono cotto. Vincitore assoluto del Car Prix di Forlì, il buon Federico Bellissima, che è in posizione perfetta. Allora, si può dire? Grazie alla Pizza San Mauro che ci ha accolti. È andata bene, dico bene, Federico? Sì, gara 2
Andata di lusso, gara 1 è stato un macello, chiedo scusa ancora a Sala. Migliore degli assoluti in generale. E forse sei primo in classifica, forse, non lo so. No? Lupi ancora in testa. No, Lupi ancora in testa, ok. Però guardate come se la tira, no? Qua seduto, sdraiato. Io ho trovato la mia postazione, adesso mi faccio un bel pisolino e ci vediamo al prossimo Car Free. Posso dire che la mia gara 2 è stata molto molto divertente. Era da tempo che non mi divertivo così, ho finito la gara stanco morto, ero cotto. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo il 3 dicembre con Open Kart Trento Series, in quello del B-Karting a Padova, al pomeriggio. Come avete già visto, c'è già il ticketing aperto, quindi potete andare a acquistare il ticket lì e niente, ci si vede a Padova. E mi raccomando, fate più censurate. Tutti i spezzoni che userò nel video di Natale, è già pronto. Ciao ciao, alla prossima, sempre su YouWinBlog. Sicuramente con una buona qualifica potevo ottenere qualche punto importante. Per l'appunto, migliorando il mio tempo di 2-3 decimi, mi sarei piazzato intorno alla 20ª casella, nell'assoluta. Non avrei fatto chissà che cosa, però meglio di niente. Comunque direi giornata super. La difesa impeccabile di gara 2 ha ripagato tutti i miei errori in qualifica. Mi sono divertito come non mai e ripensandoci mi sono sentito quasi come Alonso in Brasile. Insomma dai, ho detto quasi. In classifica non sono messo benissimo e adesso iniziamo con la parte invernale negli indoor. Staremo a vedere.